Siamo al Casinò Municipale con Antonio Bini, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia. Gran Maestro, oggi si parla di Costituzione. Quanto c'è di massonico nella Costituzione della Repubblica Italiana? Beh, basta leggere l'articolo 2 della nostra Costituzione per rendersi conto che la Costituzione è figlia della massoneria. È figlia primigenita della massoneria, perché in quella norma si riconoscono i diritti come dell'uomo, come inviolabili. Cioè non si tratta di un'attribuzione che dà lo Stato ai cittadini, non si tratta di una norma octroyée, come dicono i francesi, si tratta di diritti che fanno parte dell'uomo in quanto uomo, in quanto figlio dell'unico cielo. E questi diritti si dicono appunto inviolabili perché sono intangibili. E perché sono intangibili? Perché sono pre- e superstatuali. Pre perché vengono prima dello Stato e superstatuali perché lo Stato non li può toccare. Ecco, siamo nel 2016, a 100 anni più dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, ci sono varie crisi internazionali. Quanto ci sarebbe bisogno di libertà, fratellanza e uguaglianza? Guardi, per quello che riguarda la libertà è il nostro bene supremo, perché senza libertà non ci può essere massoneria. La massoneria vive solo nella libertà. Quando viene tolta la libertà, la massoneria muore. Basta pensare a Mussolini e al 1925. Noi in questo momento però, pur riconoscendo la fondamentale importanza della libertà e anche della uguaglianza, noi stiamo puntando moltissimo sul concetto di fraternità. Perché? La ragione è molto semplice, perché noi viviamo una società che è ormai multiculturale. Essendo una società multiculturale e multietnica, noi abbiamo bisogno di riconoscere che tutti sono fratelli, tutti sono uomini. Quindi, a prescindere da quelle che sono le loro concezioni di razza, di sesso, di religione, noi li dobbiamo rispettare come uomini, li dobbiamo amare come fratelli. Come ho detto prima, noi ci sentiamo figli tutti dell'unico cielo. Ecco perché in questo momento noi stiamo marcando e valorizzando il concetto di fratellanza, senza ovviamente abbandonare quello che è il cuore poi antico della nostra obbedienza, libertà e uguaglianza.